Un'aula grande con dentro centinaia di scuole italiane, migliaia di bambini di età, credo religioso, provenienze diverse, ma con un unico straordinario obiettivo: costruire la pace, a cominciare dal rispetto, dal tendere la mano ad un compagno immigrato, orfano, malato, dal comprendere che si può anche perdonare chi ci ha fatto del male. La Fondazione Fabbrica della Pace questo progetto lo vive davvero ogni giorno e ha voluto raccontarlo in udienza al Papa con la musica e la danza, il flash mob, le testimonianze, le poesie, gli sketch teatrali e un entusiasmo rovente che ha travolto da subito il cuore di Francesco, nominato dai ragazzi operaio speciale. A lui è spettato poi il difficile compito di rispondere alle domande incalzanti dei piccoli, 13 per l'esattezza, che con la sfrontatezza disarmante tipica della loro età hanno chiesto come si riesce a non litigare, come si fa la pace. La pace non è un prodotto industriale. La pace è un prodotto artigianale, si costruisce ogni giorno con il nostro lavoro, con la nostra vita, con il nostro amore, con la nostra vicinanza, con il nostro volerci bene. Capito? Stretti intorno al Papa, con gli occhi vispi di chi intuisce la verità e l'essenza delle parole di un nonno preoccupato a difendere i suoi nipoti, i piccoli lo hanno ascoltato anche quando Papa Francesco ha alzato la voce e ha tuonato contro i potenti, contro coloro che preferiscono guadagnare con la morte. Perché vivono dalle guerre, l'industria delle armi, e questo è grave. I potenti guadagnano la vita, alcuni potenti guadagnano la vita con la fabbrica delle armi e vendono le armi a questo paese che è contro questo e anche le vendono a questo perché va contro questo. Si guadagna di più con la guerra, si guadagnano i soldi. Ma si perdono le vite, si perde la cultura, si perde l'educazione, si perdono tante cose. A commuovere il pontefice, con lui tutta l'aula Paolo VI, è stato Rafael che dall'alto della sedia a rotelle su cui una malattia congenita lo ha costretto si è chiesto se ci sia qualche ragione per la quale un bambino senza fare niente di cattivo possa venire al mondo con gli stessi suoi problemi, ma anche cosa si può fare oggi perché i bimbi non soffrano più. Ma di stare vicino, e la società cerca di avere i centri di cura, di guarigione, i centri anche di aiuto palliativi perché soffrono i bambini, che si sviluppi l'educazione dei bambini con malattie, si deve lavorare tanto. E a me non piace dire, per esempio, che un bambino è disabile. No. Questo bambino ha un'abilità differente, non è disabile. Tutti abbiamo abilità, tutti. Domande più grandi di chi le fa, a cui Papa Francesco non si è sottratto, come quella posta da un ragazzo dal carcere minorile di Casal del Marmo che ha chiesto al pontefice se la cella sia davvero l'unica soluzione, o il quesito di un bambino di 7 anni se esista o meno la possibilità di perdono per chi ha fatto cose brutte. Dio perdona tutto. Capito? Siamo noi a non sapere perdonare. Siamo noi a non trovare strade di perdono. E il perdono cosa significa? Sei caduto, alzati, io ti aiuterò a alzarti, a reinserirti nella società. Sempre c'è il perdono. E noi dobbiamo imparare a perdonare, ma così, aiutando a reinserire a chi è sbagliato.
L'amore per il prossimo, come la prima tra le armi non convenzionali da usare per fabbricare la pace. Né pistole, né bombe, né odio, né vendetta, ma il rispetto, l'uguaglianza, l'amicizia tra tutti, la gentilezza e ancora la preghiera, perché la pace è un tesoro fragile. Una volta ottenuta in famiglia, come nella società o tra i popoli, essa va mantenuta. Lavorare per la pace è fondamentale, ha concluso il Papa, sollecitando i piccoli a credere che tutti abbiamo gli stessi diritti e a ripetere in coro la più grande di tutte le verità. Dove non c'è giustizia, non è pace. Com'era? Un'ultima volta. Dove non c'è giustizia.